La cosa che è certa dal punto di vista, diciamo così, analitico, in qualche modo, è che l'elettrico sulla mobilità nostra, quella ordinaria, è il modo più conveniente per portarci a spasso nelle nostre città. È anche il modo più pulito, quindi più conveniente, più pulito. Questo in astratto è un dato di fatto, insomma, difficilmente controvertibile. Poi per quanto riguarda i trasporti a lunga distanza, allora lì ecco che c'è un approccio che può essere diverso. Insomma, da quello che riuscivo a capire parlando un po' con queste compagnie, oltre 1200-1300 km di servizio, da quel punto l'idrogeno, le fuel cell possono essere importanti e forse anche altre forme, anche per su long ship, le navi, gli aerei, cioè, c'è la possibilità di combinare più fonti, ma quello che a mio avviso non è controvertibile in qualche modo è che se la mobilità urbana, l'elettrico è il modo più economico e più pulito per soddisfare la domanda.